al tempo degli dei dell'Olimpo, dei signori della guerra e dei re, il genere umano invocava da tempo un eroe per riconquistare la libertà. Finalmente arrivò Xena, l'invincibile principessa. No. Scusa, errore mio. Questa è un'altra storia. Ecco. Questa è una storia di dei e di eroi mitici. È la storia di un mondo favoloso nel quale la realtà e il soprannaturale si confondono e uomini e dei lottano fra loro. È la storia dell'eroe Ulisse, che Omero, il più antico e grande poeta del mondo, ha scritto più di 3000 anni fa. Omero il gigante, Omero il misterioso. Di lui conosciamo solamente 3 cose: l'Iliade, l'Odissea e la cecità. Cioè, no, non è il titolo di un'altra opera, è che proprio non, cioè, ci vedeva, zero proprio. E che tra l'altro sua madre lo aveva anche avvisato. Piantala o diventerai cieco! Forse è meglio specificare. Piantala di scrivere o diventerai cieco! Ecco, meglio. Al nostro Omero non piaceva soltanto scrivere con passione, ma anche scrivere storie appassionanti. Guerra, divinità, amicizia, sport. Credo di no. Cos'è che manca? L'amore! Ma certo, l'amore. Perché in fondo la nostra storia non è altro che una grande storia d'amore, di un amore tormentato, di un amore a distanza, l'amore tra Ulisse e la bella Penelope, la regina di Itaca, che da ben 20 anni aspettava che il suo adorato marito tornasse dalla guerra di Troia. Caro diario, oggi sono 7146 giorni e 8 ore che aspetto il mio amato Ulisse. Oh mio Uli, anche oggi Euriclea ha letto le nuvole e ha visto un roseo futuro per me, il mio adorato. Penelope, ma che ne so io di sto futuro? Oggi piove, domani pure. Settimana prossima forse va pure peggio. Sono anni che mi stressi, ma lasciami in pace. Allora è sicuro, lui tornerà. Anche perché dove dovrebbe essere finito? La guerra di Troia oramai è finita da un pezzo. Tutti gli altri eroi sono già tornati a casa. E lui? Ulisse non aveva lasciato a casa soltanto la moglie, ma anche suo figlio Telemaco, che ormai era diventato un bambino grande. Mammina, mi manca il mio papi. Caro mio, forza, manca molto anche a me. Ma non vengo a romperti le scatole ogni santo giorno, non te lo ricordi neanche? Hai ragione, mamma. Parlamene ancora. Com'era? Era alto più o meno dalla testa ai piedi. Occhi 2. Capelli tanti, tanti. Proprio come me. Sì, caro, vi assomigliate tanto. E un giorno anche io sarò re. Insomma, la situazione sta diventando davvero difficile da quando i proci hanno cominciato ad ambire al trono e insistono perché mi sposi con uno di loro. Ma come, mamma? Non è giusto. Se non sarò re, non potrò più avere le serve che mi tolgono i semini dai chicchi d'uva. Diventerò uno sconosciuto qualunque e perderò tutti i miei follower su Instagram. Lo so, piccolo mio, ma le ho provate tutte. Anche a chi l'ha visto, non mi hanno saputo aiutare. E i piccioni viaggiatori non tornano mai indietro. Insomma, tutto sembrava perduto. Ma l'antico vaso andava portato in salvo e... No, non divaghiamo.
Dicevo, tutto sembrava perduto, ma un nuovo eroe decise di affrontare la situazione comprendendo il suo elevatissimo potenziale. Ci penserò io, mamma. Oh, no, è solo Telemaco. Andrò a cercarlo in giardino. Anzi no, dal vicino. Serve che tu vada un po' più lontano. Ai confini della Grecia e oltre, fino alle colonne d'Ercole. Tesoro mio, ma sei proprio sicuro? Sì, mamma, lo faccio per noi. Perfetto, devo già averlo tutti i bagagli, finalmente questo giorno è arrivato. Volevo dire, anche per l'emozione. Lo faccio per noi, mamma, ti renderò fiero. Sì, sì, ciao. Finalmente Penelope si era liberata di quella palla al piede del figlio, ma non avendo molta fiducia in lui, decise comunque di preparare un piano B. Penelope! Forse non c'è? Penny! Finalmente, Micrea, sei arrivata! Mi hai portato quello che ti ho chiesto? Sì, mia regina. Vi ho portato il filo più lungo e prezioso del pianeta. L'ho rubato direttamente dalle mani di Arianna. Penelope aveva promesso ai proci che avrebbe sposato uno di loro solo quando avesse terminato di tessere il telomare di suo suocero Laerte. Ma la scaltra regina non aveva certo intenzione di finirlo davvero. Nell'attesa del ritorno del suo amato, Penelope disfaceva di notte quanto intrecciava di giorno. Che donna fedele! Ma dov'era finito suo marito? Cos'era successo in tutto questo tempo? È giunto il momento di parlare un po' di Ulisse. Buonasera e benvenuti a Ulisse. Il piacere della scoperta. No. Quest'oggi parleremo della città più vecchia dell'intera storia dell'umanità. La città di Troia. Alberto. Sebbene il suo nome possa suscitare ilarità, a quei tempi era conosciuta anche con il nome di Ilio, da cui deriva appunto l'altra famosissima opera del poeta Omero, l'Iliade. Alberto. Troia era una grande città, con i suoi 237 abitanti. Un gran numero per l'epoca. Alberto, Angela! Alberto, scusa, non puoi fregarmi il lavoro. C'è già un narratore, lo sto facendo io. E poi io parlavo di Ulisse, l'eroe dell'Odissea, non del tuo programma televisivo. Preferisce forse che le parli di come è nato l'impero romano? Preferisco che fai come la luna, eclissati! Dunque, dove eravamo rimasti? Ah sì, Ulisse era partito da Itaca molti anni prima per partecipare alla guerra di Troia. Sapete, quella che si era scatenata per via di un triangolino amoroso, poi adesso se volete andatevela a leggere, che non abbiamo tempo stasera, Però ecco, vi basti sapere che era durata 10 anni e che alla fine fu proprio il nostro Ulisse a risolvere la situazione grazie alla mossa del cavallo. E finita la guerra, poteva quindi ripartire a casa con serenità. Finalmente si torna a casa! Stando alle cartine dovrebbero essere circa 2 mesi di navigazione. Forza ragazzi, si parte! Era così felice e spensierato. Ma il povero Ulisse non sapeva che lo aspettavano talmente tanti imprevisti che ci avrebbe impiegato altri 10 anni prima di tornare a casa. Fu così che Ulisse e i compagni salparono per il ritorno a Itaca.
e dopo una breve sosta nella trattoria dei Ciconi per un camogli al volo, decisero di avventurarsi in mare aperto. Non passò nemmeno una settimana che furono colti da una tremenda e improvvisa tempesta. Ragazzi, qualcuno ha qualcosa per il mal di mare? Mi sento... Ma dai! Ma che marinaio sei? Non fu una bella esperienza per i nostri eroi. E neanche un bello spettacolo a vedersi. Ma la mattina seguente la nave approdò tranquilla in una terra sconosciuta. Terra! Terra! Chissà dove saremo. Ci vuole qualcuno che vada in esplorazione. Ho bisogno di due volontari. Chi vuole andare, faccia un passo avanti. Pino, Gino, bravi! Voi sì che mi date sempre soddisfazioni. I due compagni di Ulisse partirono per esplorare i paraggi, senza sapere se avrebbero fatto ritorno. Infatti, la mattina seguente... Pino, Gino, avete trovato qualcosa? Capo, Pino e Gino non sono tornati. Ma come? Ulisse, io sono Lino, lui è Rino, non ci riconosci? Vabbè, se non sono tornati loro, andate voi e poi riferitemi che cosa troverete. Ok, capo. Ma anche Lino e Rino non tornarono più. Così Ulisse decise di prendere ciò che rimaneva della sua truppa e di avventurarsi nell'entroterra. Dopo un'ora di cammino giunsero in uno strano villaggio. No, cioè, frate, dopo la guerra sono diventato antimilitarista perché il capitalismo fa schifo. Non so se mi spiego. Hai ragione, frate. È tutto un complotto. Senti, ma... c'è mica rimasto qualcosa? Vi chiederete chi siano questi due. Sono dei mangiatori di fiori di loto, dei figli dei fiori d'altri tempi, che con generosità offrirono ciò che avevano ai nuovi arrivati. Gino, Pino, ma... cosa state facendo? Lino, Rino, e che cos'è questo odore? No, Ulisse, cioè non capisci. È bellissimo. Devi provarlo assolutamente anche te. Ti fa dimenticare tutte le preoccupazioni della vita. Legalize, frate. Ulisse, però... non si fidò e fece bene. Il loto infatti era una pianta in grado di far dimenticare qualsiasi cosa e soprattutto di far perdere la concezione del tempo. Per cui, in fretta e furia, recuperò quanti più compagni poteva e lasciò l'isola. Dopo parecchi giorni di viaggio... Capitano, manca ancora tanto? Dunque... a quello scoglio a destra e poi dritti fino a quell'isolotto. Sì, certo. È arrivato Edoardo Bettinato. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E dillo che ci siamo persi di nuovo. Se solo qualcuno non si fosse fermato su quell'isola, forse, dico, forse... Guardate, terra ferma. Le provviste sulla nave erano ormai finite e tutta la ciurma era quindi molto stanca e affamata. Una volta approdati sull'isola, si misero subito alla ricerca di cibo e poco dopo notarono in lontananza delle pecore. Guardate! Arrosticini che camminano! Fermi! Guardate qua! Non vi sembrano delle impronte un po' strane? Oh Zeus, è vero! Sembra passato un dinosauro! Ma che, saranno solo le impronte di una pecora... un po' troppo cresciuta. Sì. E porta il 93 di scarpe. Ora basta! Pensiamo alle cose serie. Timo, Pino, catturate delle pecore.
Nino, tu occupati della legna. Laggiù c'è una caverna. Porteremo tutto là dentro. Prepareremo un bel banchetto coi fiocchi. I nostri avventurieri, presi dalla grigliata Lasmini, non si accorsero però che quella caverna era abitata da un gigante per niente gentile e con un solo occhio, Polifemo. E dopo una giornata passata a lavorare nei campi, rientrò a casa, prese una birra, si grattò una chiappa e... Salute! Chi ha parlato? Nessuno! Nessuno ha parlato! Allora, signor Nessuno, mostrati al mio occhio! Allora, dove sei, signor Nessuno? Ho paura, Nino! Fa silenzio! Io... Non ce la faccio! Scappiamo! I nostri avventurieri cercarono invano una via di fuga, ma Polifemo riuscì a intrappolarli, bloccando l'uscita e tenendoli prigionieri. Nei giorni successivi, ogni volta che il ciclope notava uno di loro, egli lo divorava in un sol boccone. Nel frattempo, però, il nostro scaltro Ulisse osservava costantemente i comportamenti di Polifemo per escogitare un piano di fuga. Compagni miei, così non può funzionare. L'appetito di questo gigante è fuori dal comune. Stiamo perdendo uomini ogni minuto che passa. Siamo senza via d'uscita. E cosa vorresti fare contro quel mostro? È tipo alto... Così! Zitto, Timo! Ho un piano! No, io sono Nino Capo. Timo è stato tagliuzzato per condirci la verdura l'altro giorno, non ricordi? Vabbè, zitto, non interrompermi! Ecco cosa faremo. Il piano di Ulisse era semplice. 1. Far bere a Polifemo così tanto vino da far sembrare Miche una persona sobria. 2. Addormentare il ciclope con la più soporifera delle ninne nanne. Accecare il Polifemo con il metodo più perfido che ci sia. Una penna? Una luce abbagliante? Un tronco non levigato lungo 4 metri? No. Lo shampoo! Il mio occhio! Brucia! Me la parerai nessuno! Mostrati! Fatti vedere! Esci fuori, vigliacco! Occhio non vede, cuore non duole. Prenditi pure gioco di me, povero ingenuo. Subirai la mia ira, affronterai la mia furia. Povero Poliscemo, che pena che mi fai. Ti lascio con un regalo. Potrei dire a tutti che è stato Ulisse a sconfiggerti. Eccolo lo sbruffone. Ulisse, ma sei pazzo? Ma chi se ne frega? Che sappia pure il mio nome. Ho sconfitto un gigante solo con il mio intelletto. Sono un genio! Presto, torniamo alla nave. Ma quell'ultima frase rimase nelle orecchie del ciclope, che cominciò a covare dentro di sé un profondo sentimento di vendetta. Preso dalla collera, afferrò il suo nuovissimo smartphone Brondi, quello con i tasti grossi, deciso a risolvere la questione. Adesso gliela faccio vedere io a quell'Ulisse. Non vedo niente. Mi faccio. Ah, ecco, aspetta. Ok, Ernest, chiama Papi. Ok, chiamo Enrico Papi. No, che Enrico Papi. Chiama papà. Ok, chiamo Papa Francesco. No, ma quale papa? Chiama Poseidone. Ok, riproduco Obsession da Spotify. Sono la 5 la mattina, in mezzo di donata, pensamenti con le faccio che banale.
No! Fermo! Fermo! Mamma mia, che fatica! Ok. Ok, Hermes. Chiama Poseidone, mio padre, il dio del mare. Finalmente squilla. Dai, rispondi. Buonasera, gentile cliente. Risponde Poseidone, il dio dei mari. La sua richiesta al momento è inserita in lista d'attesa ed è la numero 4, 1201. Verrà elaborata al più presto. Papi, sono io. Rispondi per favore, è urgente. Dai. Ma Polifemo, figlio mio, quante volte ti ho chiesto di non chiamarmi al lavoro? Ho migliaia di richieste da tutta la Grecia e oltre. La bolletta è troppo cara, la caldaia si è rotta, a Venezia c'è l'acqua alta, mio figlio ha fatto la pipì in piscina. Questa faccenda di gestire tutta l'acqua del mondo mi sta decisamente sfuggendo di mano. Non ne posso più. Nonostante fosse sempre sommerso, letteralmente, di telefonate, Poseidone rimase ad ascoltare la storia di come suo figlio fosse stato accecato. Accecato? Da un certo Ulisse, hai detto? Va bene. Va bene, ci penso io a quel figlio di Itaca. Ora però lasciami lavorare. Polifemo poteva sembrare uno stolto a prima vista. Nel senso, al primo impatto. Ma sapeva bene che suo padre l'avrebbe ascoltato. Infatti, il re dei mari decise di scatenare tuoni, fulmini, tempeste, burrasche e chi più ne ha più ne metta, con l'obiettivo di mettere fine, una volta per tutte, al viaggio di Ulisse. Oh, miei dei! Moriremo tutti! Tenetevi saldi al pagliolato! Eh? Alle assi della nave! Ah! I nostri eroi, con ammirabile coraggio, sprezzo del pericolo e una discreta dose di culo, riuscirono a salvarsi. Ma ormai gli occhi di tutti gli dèi erano puntati sul nostro Ulisse. E c'era anche chi scommetteva sul suo destino. No, non erano i giocatori di Serie A. Erano gli dèi che avevano iniziato a scommettere tra di loro. E c'era un dio in particolare che aveva puntato una somma particolarmente alta sulla sopravvivenza di Ulisse e della sua ciurma. E per questo motivo decise di non rimanere con le mani in mano. Ulisse? Ulisse? Sei proprio tu? Sei il mio mito? Ti posso chiedere un autografo? Sì, va bene. A chi lo dedico? A Eolo, il dio dei venti. E l'autografo lo chiedi tu a me? Va bene. Ma sì, ti seguo sempre. Ah, quasi dimenticavo. Ti ho portato un regalo che ti aiuterà a tornare a casa. Ecco qui. È un otre, e dentro questo otre ci sono contenuti tutti i venti contrari al vostro viaggio. Li ho racchiusi qui dentro in maniera tale che non vi diano fastidio per il viaggio, appunto. Naturalmente non dovrai aprirlo per nessun motivo, altrimenti i venti usciranno e tu non tornerai mai a casa, ma soprattutto io perderò tutti i miei soldi. Ora scappo, aria in bocca! Grazie! Pazzesco. Con questo sarò al sicuro per un po'. Senti, Mino, tieni questo vaso che io vado a dormire. Oh, mi raccomando, non deve essere aperto per nessun motivo. Lì dentro ci sono i venti. Ma i venti cosa? Venti piume. Senti com'è leggero! Ma va, saranno 20 rospi, guarda come si agita! Che poi magari sono solo 19, se non meno. Oh, comunque,
Nessun rumore. Vuoi vedere che al nostro capo l'hanno fregato e qui dentro non c'è niente? Dovremmo controllare. Aprilo. '17, '18, '19, '20. Sì, effettivamente erano proprio 20. Ulisse non era stato fregato. L'oltre conteneva davvero i 20. Libeccio, Maestrale, Scirocco. Ma purtroppo era stato aperto da qualcuno che non si fa gli affari suoi. E così tutti i 20 contrari erano stati liberati. Il viaggio divenne ancora più faticoso. E infatti i nostri naviganti furono costretti a ripararsi su una piccola isoletta con una popolazione molto accogliente. Cosa vuoi mangiare oggi? Cinese? No, no. Italiano? No, ho voglia di greco. Brava, un buon greco. Aspetta che ordino subito la consegna a domicilio. Pronto? Stavo per staccare il turno. Ultima chiamata della giornata. Salve, vorremmo ordinare una barca di greci in salsa di Troia. Ah, ma certo. Stavo proprio pensando a chi avrei potuto mandare questo piatto prelibato. Vuole aggiungere qualcos'altro al suo ordine? Aggiungendo 5 monete può avere il Berghi Burger Maxi. No, grazie, solo carne di greco andrà bene. Ah, e da bere una Coca Zero, per favore. Perfetto. Il suo ordine è in arrivo subito. Permesso? Velocissimi. Buonasera. Una tempesta ci ha fatto perdere la rotta. Potreste ospitarci per questa notte? Ma certo, sarebbe per noi buonissimo avervi a cena. Ci servirebbero solo i vostri nomi. Per il registro degli ospiti? No, per il menù. Ah, particolare. Il mio nome è Ulisse, loro sono i miei compagni. Ulisse Condito. No, guardi, ha sbagliato a scrivere, sono Dino, non Dito. Ma certo. È da un po' che non mangio qualcosa di sostanzioso. Ricordo la lingua di vacca alla pescatore della mia Penelope e il sorbetto di viscere di maiale. Che bontà! Ma qui da noi si gustano solo piatti unici, come voi. Tutta la ciurma si sedette a tavola in attesa di mettere qualcosa sotto i denti, senza sospettare minimamente che la portata principale erano proprio loro. Ulisse e i suoi compagni, infatti, erano finiti sull'isola dei Lestrigoni, abitata da spaventosi cannibali. Ma avete notato anche voi che è da un po' che manca Tino? Era andato in bagno? Ma aspetta un attimo, quella è la porta della cucina, non del bagno! Sta facendo 4 salti in padella, è quasi cotto! A quel punto Ulisse realizzò il pericolo in cui si erano cacciati e la cena dei cannibali si interruppe sul più bello o sul più buono, a seconda dei punti di vista. La nave salpò nuovamente in tutta fretta, ma ormai l'avete capito. Le sfortune di Ulisse non erano certo finite e la sua lista di nemici era alquanto lunga. Anzi, forse c'era addirittura spazio per aggiungerne qualcuno di più. No, dove andate? Allora, vi aspettano ancora Circe, le sirene, Calipso, Nausica e forse, dico forse, il ritorno a casa. Chissà, vediamo. 10 minuti di intervallo, il bar è di là, i bagni di là, a tra poco.
Nuovi guai! Esatto. Più che tornare a casa dovremmo pensare di andare in pellegrinaggio a Delfi. Via, via, ragazzi, cos'è questo disfattismo? Su con la vita! Sono sicuro che questa terra ci riserverà mirabolanti sorprese. Anzi, vi dirò di più. Questo posto ha qualcosa di magico. E difatti, quell'isola era la casa della maga Circe, famosa in tutto il Mediterraneo perché trasformava gli uomini in porci. O come amava dire lei... Li riporto alla loro forma originale. In men che non si dica, la maga colpì con i suoi incantesimi tutti i compagni di Ulisse, trasformandoli chi in prosciutti, chi in salami, chi in cotechini. Ma io sapevo che li potevi trasformare solo in maiali. In realtà ho diversificato il mio business per andare incontro alle esigenze della mia clientela. Sai, tra le mie attività gestisco anche un all you can pork. Penso che a breve proverò a cimentarmi con il kebab. E comunque, perché tu non ti trasformi? Perché ho sempre con me Kelemata, l'erba magica del dio Hermes. Kelemata! Erba che ti evita la porcata. È un presidio medico chirurgico, può causare impotenza, meteorismo o calvizie. Non somministrare sotto i 12 anni, se ci devi persistono a consultare Ippocrate. Circe, il tuo porcile ha le ore contate. Libera subito i miei compagni dal sortilegio. Certo, certo. Ma prima devi superare una prova. Quale prova? Devi interrogare le anime dei morti per conoscere il tuo futuro. È per questo che sei capitato sulla mia isola. Cosa devo fare? Io so chi sei. E se tu vuoi, ti dico che destino avrai, buona sorte o vuoi, luna nera, sì o no, lo vedremo tra un po'. Con le carte che Maga Circe ti farà. Dunque, scegli una carta. Quella centrale. Ah, l'indovino. E dimmi, hai mai conosciuto nella tua vita un indovino? Tiresia! Il caro vecchio Tiresia! Stava con noi durante l'assedio di Troia. Gli chiedevamo sempre le previsioni del tempo, ma non ne azzeccava mai una. Prova a chiamarlo. Vediamo se la sua anima ti risponde. Tiresia! Tiresia! Chi mi cerca? Sono Ulisse di Itaca. Ti prego, dimmi il mio futuro. Futuro semplice di Ulisse. Io ulisserò. Tu ulisserai. Egli ulisserà. No, 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 no. Intendevo il mio destino. Riuscirò a tornare a Itaca? Sì. Tornerai a Itaca, ma lo farai da solo, perché i tuoi compagni moriranno tutti. Vuoi che li informi? No, ci penserò poi io a dirglielo. E, Tiresia, mi puoi dire come morirò? Morirai in mare! Oh, miei dei! Verrò salito dai pirati? No. Un naufragio? No. Congestione, perché ti farai il bagno una la prima che siano passate 3 ore dal pranzo. Capo, aveva ragione la mamma allora. E dopo queste scioccanti rivelazioni sul suo futuro, Ulisse disse addio a Circe, ma non prima di essersi mangiato, cioè di essersi assicurato che i suoi compagni tornassero umani. Grazie mille, Circe. Prego. Ah, e mi raccomando, evita l'isola di Trinacria! Vabbè, è troppo difficile da ripetere. La eviterò senz'altro.
Salutata la maga Circe, Ulisse e i suoi compagni di viaggio si rimisero in mare aperto e navigarono, finalmente in tranquillità. Quando erano ormai circondati solamente da un'immensa distesa d'acqua, uno dei compagni avvistò qualcosa. Guardate là! È il mostro di Loch Ness! Ma non vedete che ha i capelli? È chiaramente una sirena. Esseri metà donne e metà pesce. Ma la metà sopra o la metà sotto? Allora, non cominciamo con queste domande idiote. È chiaramente la metà sotto, quella sotto. Nonostante il loro bell'aspetto, le sirene non erano altro che mostri che attiravano i marinai con il loro fascino e la loro voce suadente per ucciderli e mangiarli. Ma Ulisse quel giorno si sentiva più coraggioso del solito e decise di voler ascoltare il canto ammaliatore delle sirene. Signori, ascoltatemi bene. Ho un piano. Dovrete tassativamente tapparvi le orecchie. Usate quello che volete, del cibo avanzato, della cera, quello che vi capita. Poi dovrete legarmi all'albero maestro. Io che sono il vostro capitano ascolterò il canto delle sirene. E mi raccomando, non mi dovrete liberare nemmeno se vi pregherò di farlo. Ulisse, ma sei sicuro? Forza! I compagni allora fecero quanto richiesto. Si tapparono le orecchie e legarono Ulisse all'albero maestro con delle immense funi. Dopo qualche istante di attesa, furono improvvisamente circondati dalle sirene. Ma al contrario di quello che si aspettava, Ulisse si trovò dinanzi a uno spettacolo non proprio incantevole. Oh Zeus, che spavento! Ora capisco perché nessuno parli mai del vostro volto. Vabbè, dai, d'altronde la bellezza non è tutto. Allora, cosa sai fare? Sai cantare? Esatto! Ho portato il mio pezzo preferito. Bene, facci sentire allora. Hai 60 secondi. In fondo al mar, in fondo al mar, tutto bagnato. È molto meglio, credo. Ok. Speravo in un pezzo originale, ma va bene lo stesso. Si vede che hai del talento, però, come dire, non sei né carne né pesce, letteralmente. Mi dispiace, ma per me no. Tu dai, non fare così, potrei riprovarci comunque l'anno prossimo. Grazie comunque. Ormai con queste nuove sirene non si sa più che pesci pigliare. Siamo arrivati? No. Siamo arrivati? No. Siamo arrivati? No! Siamo solo all'isola di Trinacitrica. Sì, insomma, quell'isola che la maga Circe mi ha detto di evitare, quindi tiriamo dritto. Vacca boia! Delle mucche! Scordatevele! Quegli animali sono protetti da Zeus. Ulisse! Sono anni che prendi tutte le decisioni al posto nostro. E guarda come siamo ridotti! Ora prendiamo noi il comando. Attraccheremo sull'isola e ci faremo una buffata da non uscirne più vivi! Ignorando gli avvertimenti di Ulisse, i suoi compagni scesero dalla nave e iniziarono a cibarsi delle vacche presenti sull'isola. Ciò non piacque a Zeus, il quale decise di fare giustizia in maniera tremenda e irrevocabile, spargendo sangue, morte e sofferenza. E
non potendo rappresentare simili atrocità sul palco, ecco per voi una piccola sintesi degli eventi che accaddero sull'isola. Se prima eravamo in 100 a ballare alli galli, adesso siamo in 3 a ballare alli galli. Se prima eravamo in 3 a ballare alli galli, adesso siamo in 2 a ballare alli galli. E se prima eravamo in 2 a ballare alli galli, adesso sono solo a ballare alli galli. E da solo, ballando l'alligalli, Ulisse naufragò sull'isola di Calipso, una piccola isoletta sperduta in culcia a casa di Zeus. Maledetta me che ho deciso di venire a stare qui, ma non potevo prendere casa a Mykonos o a Santorini? Qui non passa mai un'anima. Scusi, vado bene per Itaca? Itaca è di là. Di qua si va dalla parte un po'. Buonasera. Come di là? Sì, questa è la mia isola. E io sono la ninfa. Cioè, la ninfa Calipso. Ma cosa ti è successo? Come sei ridotto? Dai, vieni. Ho preparato dei biscotti. Mangiali. Magari più tardi. Ora devo trovare un modo per tornare a casa. Ma questi dolci io li ho fatti per te. Non lo sai che è maleducazione rifiutare i regali? Va bene, scusa, se la metti così ne assaggerò uno, due... Tutti! Tutti, li assaggerò tutti. Sì, purtroppo Ulisse era finito sull'isola di Calipso, o Gigia, situata ai confini estremi del mondo. Calipso si prese immediatamente cura di lui, ma dopo qualche tempo iniziò a mostrare uno strano comportamento. Un giorno, infatti, mentre Ulisse guardava malinconico il mare, si lasciò sfuggire un piccolissimo sospiro. Cos'era quel verso? Ah, dimmi che non è un sospiro. Dimmi che non stai nuovo pensando a lei. Dimmelo, forza. Stai pensando a lei, vero? A chi, scusa? Lo sai. A quella sciacquetta di Penelope. Guarda che ti osservo, Ho visto la tua cronologia di Facebook e anche quella di Instagram. Dopo tutto quello che ho fatto per te, è così che mi ripaghi? Dovresti essere contento di stare con me. Ma io sono contento di stare con te, che mi manca casa mia. Ma questa è casa tua e io posso renderti immortale. Così staremo insieme per sempre. Pensate che Ulisse rimase con quella psicopatica per 9 anni! 9! Ma più il tempo passava e più gli ascolti in TV dell'Odissea calavano precipitosamente. Così un giorno Zeus, da buon direttore di rete, decise che bisognava dare una svolta alla serie. Così, dopo essersi consultato con gli altri dei, fece ordinare a Calipso di rilasciare il povero Ulisse così da farlo tornare a casa. Ecco, c'è da dire però che Calipso la prese con filosofia. Cos'è questa storia? Cosa ho fatto? Ah, fai il finto tonto adesso, Perché pensi che non l'abbia saputo? Vuoi tornare da quella sciacquetta di tua moglie? Cos'ha lei che io non ho? E sei andato anche a smuovere le sfere alte, io veramente piena, anzi pienissima! E che tu non mi capisci, io lo faccio per noi. Adesso tu mi costringi a salire all'Olimpo e fare una strage di dei? E io non voglio, però devo. Aspettami, tornerò subito. Anche se non aveva ben capito la situazione, Ulisse era abbastanza acuto da approfittarne. Così ordinò su Ikeas la sua nuova zattera Schettinos e dopo averla montata, la zattera, partì dall'isola di Calipso, pronto a far ritorno a Itaca. Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore. Ma Poseidone,
aveva altri piani per lui. Infatti il dio, ancora infuriato per come Ulisse aveva accecato Polifemo, mandò un temporale forte, ma così forte che così tanta acqua non si vedeva dai tempi di Noè. Ulisse, stufo di essere trattato come una marionetta, decise di lasciarsi andare. Ma anche il destino aveva altri piani per lui. Si risvegliò infatti poco tempo dopo su una spiaggia e, sfinito, cercò un posto per riposarsi. Ragazze, il detersivo per i pagnaia ce l'abbiamo preso? Sì! Scusate, siete in anticipo con la battuta. Mi scusi, manca ancora molto al nostro pezzo? Ci stavo giusto arrivando. Continui allora. Dicevo, Ulisse non sapeva di essere appena naufragato sull'isola dei Feaci, dove la figlia del re, la principessa Nausica, aveva appena deciso di andare a lavare i panni al fiume. Ragazze, il detersivo per i pagnaia ce l'abbiamo preso? Sì! Non so come mai, ma questa mattina mi sono svegliata con una strana voglia. E lo so io con che voglia. Ho proprio voglia di lavare i panni al fiume. Ma come? Eh sì, perché stanotte Atena mi è venuta in sogno e mi ha detto: Nausica, ma non è ora di lavarle quelle coperte? Che strano sogno. Eh già, pare proprio uno strano sogno. Ma questo era il piano di Atena per far sì che Ulisse fosse trovato da qualcuno e potesse così tornare a casa. Dopo aver lavato i panni, le ragazze decisero di mettersi a giocare a pallavolo. Allora, dopo quante volte ti ho detto che devi schiacciare? 5? No, 7! E che non mi entra in testa? Guarda dove hai mandato la palla. Ora non la ritroveremo più. Se vuoi la vado a cercare. Lascia stare, ci penso io. Nausica si avventurò tra le frasche della spiaggia e con grande sorpresa non trovò soltanto la palla che stava cercando, ma anche Ulisse, che giaceva poco lontano, coperto solo da alcune foglie nei punti strategici. Oh, Zeus, che figo! Nausica, ricomponiti. Volevo dire, straniero, chi sei? Nessuno, sono solo un naufrago. Il nostro eroe decise che per il momento non avrebbe rivelato la sua vera identità, per evitare di incrociare altri nemici. Tu invece chi sei? Dove mi trovo? Sei sull'isola dei Feaci e io sono la principessa Nausica, la figlia del re Alcino. Nausica decise di prendersi cura di Ulisse. Lo fece lavare, gli diede dei vestiti e gli disse di seguirla alla reggia. Una volta al palazzo fu accolto dal re in persona, Alcino, il quale fece in suo onore un grande banchetto e una grande festa. Per l'occasione il re chiamò niente popò di meno che il più famoso cantore dell'isola, Gigis d'Alexos. Fece bruciare Troia attorno a noi, tutto grazie al cavallo degli Achei. Le domeniche d'agosto quanta genere cadrà, e l'aedo che verrà di Ulisse d'oro canterà. Questa canzone mi riporta alla memoria brutti ricordi. Oh no! Forse è il caso di non chiedere? Ci va di raccontarceli! Ecco appunto.
Così Ulisse raccontò tutte le sue avventure, e più le raccontava, più Nausica sentiva crescere dentro di sé un affetto, qualcosa per il nostro eroe. Purtroppo dentro Ulisse non cresceva niente, perché questo non era il suo destino. Ulisse chiese un passaggio per Itaca e lo ottenne. E dopo lunghe settimane di viaggio, finalmente, il nostro eroe approdò a Itaca, la sua terra, anche se non con il suo vero aspetto. Atena, infatti, per proteggere il suo pupillo, gli consigliò di camuffarsi da vecchio mendicante. Finalmente, dopo anni di girovagare, soprusi e tutti i compagni persi nel viaggio, sono tornato a casa. Che bello! È ancora tutto come prima. La città, il mare, gli ombrelloni, l'eco mostro sulla spiaggia. Devo stare attento a non farmi riconoscere. Ehi, pezzente, ti levi. Se no, ti faccio fare la fine di Troia da tante botte ti do, guarda. Chi osa rivolgersi così al proprio... Si mi scusi, buon uomo. Anzi, potrebbe farmi un piacere? È da tanto che manco dall'isola. Potrebbe raccontarmi cos'è successo, non so, nell'ultimo ventennio? Guarda, non puoi capire. Da quando sono al governo quelli là, i proci, va tutto malissimo. Ah, bei tempi. Quando c'era lui. Lui? Ma lui chi? Il re, Ulisse. Allora, le navi arrivavano in orario e si poteva dormire con gli usci di casa aperti. Ah, peccato che non ci sia ancora lui. Allora è il tuo giorno fortunato, il mio. Perché hai davanti il tuo re. E per i proci l'inverno è appena arrivato. Per chi volesse saperlo, Eumeo era il servo più fedele di Ulisse, che dopo la sua partenza era stato licenziato dalla reggia e mandato a fare il guardiano dei porci. I due decisero di escogitare un piano per riconquistare il potere. Eumeo, va a palazzo e chiedi di vedere Penelope. Proporrai di organizzare una sfida con le frecce. Il vincitore avrà il diritto di sposarla e di sedersi sul mio trono. Ma come il vincitore? Non vuoi prendere tu la mano di Penelope? Ma ovvio, Eumeo. Io parteciperò vestito da mendicante, così nessuno mi riconoscerà. Do per scontato che vincerò. Così Ulisse raggiunse il palazzo reale e tutto secondo i piani non fu riconosciuto da nessuno. Soltanto il suo caro e vecchio cane Argo riuscì a capire la sua vera identità. Ma ormai, sfiancato dall'età, non appena vide il suo padrone, morì per la troppa gioia. No! Vabbè, sono cose che capitano. Intanto, mentre all'esterno si consumava questa tragedia, nella corte tutto era pronto per la grande sfida. Eumeo, ci siamo? Certo, la gara di freccette inizierà tra poco. Freccette? Avevi detto freccette? No, avevo detto con le frecce, non con le freccette. Ah. Signore e signori, benvenuti. Oggi siamo qui riuniti per decidere chi potrà avere la mia mano. Che la gara di freccette abbia inizio. Sebbene molti avessero provato con tutte le loro forze, nessuno era riuscito a fare centro. Uno dopo l'altro i proci tentarono l'impresa, ma fallirono miseramente. Da ultimo Ulisse si fece avanti e con un abile movimento del polso Ulisse lanciò la freccetta e colpì il centro del bersaglio. I proci rimasero tutti esterrefatti. Ma furono ancora più scioccati quando si accorsero che la persona che aveva appena tirato non era un semplice mendicante, ma Ulisse!
Mi chiamo Ulisse, eroe della guerra di Troia, sterminatore di ciclopi, domatore dei venti, unico e vero re di Itaca. Padre di un figlio mai visto. Marito di una moglie, me la ricordavo più giovane. E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Anzi, adesso. Sfruttando il fattore sorpresa, Ulisse compì un massacro, uccidendo tutti i proci che infestavano la sua casa. Ulisse, non puoi essere davvero tu. Sei pelato? Il mio Ulisse aveva un sacco di capelli. Credimi, sono io. Se sei veramente tu, Ulisse, allora mi devi delle spiegazioni. Cosa hai fatto in tutti questi anni? Perché ci hai messo così tanto a tornare a casa? Dove sei stato? Ho dovuto intraprendere un viaggio per conoscere meglio me stesso. Un viaggio di 20 anni. Ma per chi mi hai preso? Per una scema? Mi spiace, ma ho bisogno di saperne di più. Chiedo il foro di confronto. Per chi non lo sapesse, il falò di confronto era una vecchia tradizione di Itaca nella quale i due innamorati, seduti su un tronco dinanzi a un falò sulla spiaggia, solevano sviscerare i fatti più scabrosi compiuti alle spalle dei rispettivi partner. Itaca, infatti, era un'isola molto libertina, tanto da essere definita l'isola della tentazione. Al celebrare il momento era stato chiamato appositamente Filippo da Bisanzio, sacerdote del Tempio di Eros. Ulisse, siamo qui dinanzi al falò perché la tua fidanzata ha chiesto un falò di confronto. Come mai hai accettato? Fili, io ho accettato perché voglio tornare insieme a lei. In questo viaggio, anzi, in questo percorso, ho capito che è la cosa più importante della mia vita. Penelope, perché hai chiesto il falò di confronto? Filippo, ma ti pare che, uno torna a casa così, dopo 20 anni che non si fa vedere? Cioè, pensa che sono scema? Io sono sicura che lui mi ha fatto le corna. Questo non è vero, amore. Lo sai che ho occhi solo per te. Sei un bugiardo. Ho avuto delle visioni con ninfe, dee, principesse. Io ci credo a queste cose. Infatti, Penelope, ho dei video per te. Ecco. Guarda qui, chi è questa Calipso, eh? Guarda come ti sta vicina. Non è nessuna, è una che ho incontrato per caso. Sì, per caso. E questa qui, questa Nausica, ti moriva dietro. E tu sei lì a fare lo scemo con lei. Basta, io ho visto abbastanza. Penelope, cerca di capire. Mi mancava tanto casa. Mi mancavi tu. All'improvviso, i fumi del falò fecero pronunciare ai due parole ed espressioni mai udite e pronunziate sulla terra di Itaca. Sei uno schifoso, ecco cosa sei! Sei un porco zozzoso! Penelope, sono stato tutta notte senza dormire e senza mangiare fino ad ora. Ho capito il dolore che hai provato tu in questi anni. Tu sei la donna della mia vita. Spero di ricominciare una nuova vita con te. Il passato, rimaniamolo alle spalle. Io, senza fare scemità, che tu ti puoi fidare di me. Uli, amore mio, anch'io ti amo. Rimaniamo tutte alle spalle e torniamo insieme. Oh. E così, il viaggio di Ulisse, il viaggio dei sentimenti, Ma piantala con sta roba! Dunque, dicevo, il viaggio di Ulisse si era finalmente concluso. Lui e Penelope si erano ritrovati, mentre Telemaco... Già, ma che fine ha fatto? Una volta partito alla ricerca del padre, non aveva più fatto ritorno a Itaca e nessuno, a dire il vero, si era preso la briga di dirgli che suo papà era tornato sano e salvo. Quindi ora va in giro, fa il travel blogger
e ha aperto un canale YouTube che si chiama Telemaco. Allora, lo so, il nome fa pena, però non andateglielo a dire, che poi si mette a piangere, fa storie, eh? E quindi, tutto è bene quel che finisce bene. E alla fine, ogni viaggio ha la sua destinazione. Perché ricordate, chi parte per un viaggio non torna mai come prima. Just a story.